Ciao amici, questo è il mio nuovo canale. Bruno Conte, vi racconto la bellezza. E questa è la prima puntata. Se vi piacerà, metteteci un like e magari iscrivetevi a questo canale. Oggi inizia una nuova avventura, un viaggio nella bellezza. Il termine naturalmente ha tante interpretazioni. La bellezza può essere oggettiva o soggettiva, può essere materiale o immateriale. Può essere mistica, trascendentale, ma credo che la bellezza sia soprattutto soggettiva. E mi rifaccio per questo a due famosi detti. Uno dice: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. E l'altro dice: la bellezza sta negli occhi di chi guarda. Pensate che Confucio, nel V secolo a.C., disse: c'è bellezza ovunque, ma non tutti riescono a vederla. E poi ci fu anche Platone che parlò della bellezza e disse che la bellezza significa mescolare in proporzioni il finito con l'infinito. Della bellezza ha parlato anche Sant'Agostino e lui dice una cosa importantissima. Dice: nella misura in cui l'amore cresce in te, cresce anche la tua bellezza, perché l'amore altro non è che la bellezza dell'anima. E poi arriviamo a Hume, un grande filosofo illuminista, che disse: ogni mente percepisce una diversa bellezza. Infine, Einstein, uno dei più grandi geni dell'umanità. Bene, lui disse una cosa importantissima sulla bellezza. Disse: lo studio e la ricerca della verità e della bellezza rappresentano una sfera di attività in cui è permesso rimanere bambini per tutta la vita. Pensate all'importanza della frase di Einstein. Alla bellezza, dunque, bisogna o bisognerebbe avvicinarsi come fanno i fanciulli, godendo e stupendosi del fascino della sua scoperta, della sua sorpresa, godendo per tutti i benefici che la bellezza porta al nostro carattere, alla nostra anima, sia quella percepita, sia quella vissuta per chi ha la fortuna di viverla, e sia quella frequentata o quella sognata. Comunque, la bellezza riesce sempre ad arricchirci e deve essere questo un approccio di gioia, senza troppe sovrastrutture filosofiche o intellettuali. Bene, in questa rubrica vi parlerò appunto della bellezza, di quella vista da me, dalla mia anima. Alcuni di voi saranno d'accordo, altri non saranno d'accordo, come è giusto che sia. Vi porterò in mondi vicini e lontani, ma anche lontanissimi, in cose piccole e grandi. Vi porterò nella musica, nell'arte, nella natura, nello sport, nella storia e anche nella leggenda. In ogni puntata tratterò un tema specifico. Seguitemi quindi su questo canale, Bruno Conte, vi racconto la bellezza. Iscrivetevi, mettete un like se vi piace. E magari, se vi piace, condividete. Grazie, ringrazio lo sponsor Leo Shoes che qui vedete. E per questa prima puntata in cui abbiamo dettato più o meno i canoni e abbiamo descritto quello che andremo a fare, per questa prima puntata è tutto. Nella seconda puntata vi parlerò della fontana greco-romana di Gallipoli, un capolavoro di arte antica, la più antica fontana d'Italia con i suoi 2300 anni di storia. Non perdetevi la seconda puntata. Grazie per avermi seguito.